di nuovo sulla macchina, finalmente, no? Sullo slalom del Pollino, che poi è il percorso della Murano Campodenese. Storico, storico percorso della Murano Campodenese. Come hai trovato il percorso? Percorso bellissimo, stupendo come al solito. Sono davvero felice per, appunto, per come è riuscita questa gara. L'abbiamo organizzata noi insieme ad Asa Castrovilla, insieme alla nostra associazione. Non ci aspettavamo alla prima edizione tutte queste vetture, ma d'altronde le tira da solo per, assolutamente, appunto per il percorso, per questo. Beh, sei stracontento della tua gara, cosa mi dici? Dovrei essere secondo. Davanti c'è quel signore là di Carmine Roberti. Carmine, vieni qua, vieni qua. Gara di casa per lui, strafelice per lui, felice per me perché motore nuovo, macchina nuova, scarico nuovo, tutto nuovo abbiamo fatto. E la stiamo mettendo in sesto e già. Va. Già gli ho dato qualche secondo col motore. Vabbè. Carmine, allora, gara di casa pure per te. Bellissima gara, non perché l'abbiamo organizzata anche noi, però il percorso era davvero, davvero stupendo. Mi sono divertito tantissimo, oltre che ad essere soddisfatto. Bene, allora, due grandi piloti, due grandi amici e in bocca al lupo a tutte e due. Crepi. Alla prossima. Sempre Racing Start, ma c'è l'entrata 1600, terzo classificato Mattia Esposito. Secondo classificato Mario Franco. Tutto un'apoteosi. Vince su Citroen Saxo Roberti Carmine. Dato che il preparatore ovviamente ha vinto, fatevi una domanda.